Sì, nel programma di Rai 2 ha commentato alcune scene di Così fan tutte, film di Tinto Brass in cui fu protagonista. Mi danno fastidio queste foto del passato con Tinto Brass. E alla domanda del conduttore la Colle non ha esitato a rispondere perché io sono un'altra persona oggi e dover parlare solo del mio passato guardando indietro, sapendo che invece sono proiettata verso il futuro e in avanti, un po' mi fanno sentire, non so, ti imbarazza, ti vergogna, ha chiesto ancora Diaco. Mi dà fastidio vedere un'immagine che, diciamo, in qualche modo mi ricorda qualcosa che è passato, ma passato nel senso che sono contenta che è passato. Poi si passa alla fede. La Colle infatti ha cambiato vita ammettendo di aver subito la prepotenza del diavolo. Io sono stata aggredita fisicamente, questo sì, mi è salito sul corpo e mi ha stritolata e mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi. Quindi era uno spirito, non l'ho visto. Lo spirito non si vede, però si sente. Ho sentito anche l'odio che ha nei confronti dell'uomo e del corpo dell'uomo, l'accanimento che ha. E ancora, in quel momento io penso sia stato Dio stesso ad aiutarmi perché ricordai di un film che avevo visto da ragazzina, appunto i primi film da adolescente quando andavo al cinema e vidi L'Esorcista. Mi ricordai che il sacerdote teneva fra le mani il crocifisso e quindi presi il crocifisso fra le mani e gridai il Padre Nostro. Io penso che mi ha ispirato Dio perché nel Padre Nostro noi diciamo liberaci dal male. La lunga intervista della Colle andrà in onda nella seconda serata di martedì 28 settembre quando l'attrice sarà la terza ospite dopo Leonardo Spinazzola e Lorella Cuccarini. Confessioni fortissime quelle di Claudia Colle che ospite di Pierluigi Diaco a Ti Sento ha ripercorso la sua lunga carriera. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.